Fermati, pensa e agisci, teoria e pratica. Fabrizio Cozza, che è l'autore del libro Imprenditori Sovversivi, se non che anche il fondatore dell'Academy, era a Lanzarote la scorsa settimana ed è rimasto sulla spiaggia ad osservare per tutto il giorno due diverse scuole di surf. Lui scrive che alcuni facevano delle lunghe lezioni teoriche, nelle quali spiegavano dettagliatamente a tutti i neofiti come riuscire ad alzarsi sulla tavola da onda. Altri, dopo un poco di teoria e molto riscaldamento, li portavano direttamente in acqua. Osservava Fabrizio durante tutto l'arco della giornata che nella seconda scuola imparavano più alla svelta. Ne è nata un'interessante condivisione, tutta una serie di commenti molto proattivi, perché LinkedIn poi ha questa prerogativa, quella di mettere in connessione le persone e condividere idee. E allora nei miei commenti mi sono permesso di inserire una mia esperienza personale dal punto di vista sportivo. Io praticavo due discipline sportive, il paracadutismo e la subacquea, che pur essendo due discipline molto diverse tra di loro, dal punto di vista pratico, ha cose molto simili dal punto di vista teorico. Un giorno, in un lancio TCL, tecnica di caduta libera, ho preso una corrente ascensionale e questa corrente ascensionale ha continuato a portarmi in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, talmente in alto che a un certo punto l'altimetro mi fa «Oh, più in alto di così non puoi andare». Quindi ho sganciato il paracadute, ho rifatto tutta la caduta libera fino alla quota prestabilita, ho aperto l'emergenza e sono atterrato sano e salvo. Se non avessi fatto i 6 mesi di teoria e pratica alla SMIPAR, la scuola militare di paracadutismo prima e poi alla scuola di tecnica di caduta libera, avrei mai saputo affrontare una situazione del genere che la puoi provare solamente dal punto di vista teorico e non è mai provato dal punto di vista pratico. Mesi e mesi di teoria in hangar, su atterraggi non previsti su specchio d'acqua, di fronte ad un muro, con un albero a un lato. Immaginate nel lancio vincolato, che non è il paracadute ad ala, ma è il paracadute militare, nel lancio vincolato se il fascio funicolare, quindi tutti i filamenti che tengono il paracadute, durante l'apertura si attorcigliano, si ha la cosiddetta fiamma. Vuol dire che il paracadute scende più velocemente, anziché scendere a 8 metri al secondo, scende a 16 metri al secondo e il rischio è quello di spaccarsi le gambe. Teoria e pratica in maniera graduale e progressiva. Hai la possibilità di attivare in una determinata situazione critica una determinata azione-reazione, perché hai assimilato tutta una serie di informazioni, le registrate all'interno della tua attività psicomotoria e quindi a una determinata criticità sai la soluzione giusta da attivare in quel determinato momento. La subacquea è ancora più delicata. Se ripenso al posto di Fabrizio Cozza, mi viene in mente la differenza tra il brevetto PADI e il brevetto FIAS. Il primo viene erogato anche in una settimana e dopo il terzo giorno ti mettono in immersione. E la storia di questi ultimi anni ci insegna quante volte sono capitate delle situazioni critiche con persone che hanno anche rischiato la vita. A differenza del brevetto PADI, il brevetto FIAS prevede un percorso molto più lungo, un percorso di un anno dove teoria e pratica, in maniera graduale e progressiva, si attua all'interno della piscina. Affronti tutte le eventuali situazioni di criticità che ti possono capitare a 20, a 30, a 40, a 50 metri. Solitamente l'immersione non è individuale ma è di coppia, quindi tu hai sempre il compagno vicino. Il compagno deve stare sempre vicino perché generalmente ogni 40 secondi o ogni minuto ti giri e domandi al tuo compagno se va tutto bene. Il tuo compagno ti dovrebbe rispondere e ok. Quante volte in immersione mi è capitato un compagno che si allontanava? Se in quel momento io avessi fatto un segnale che mi manca l'aria, non hai un minuto di tempo, non hai 40 secondi. Hai 6 secondi per passare l'erogatore al tuo compagno, per tranquillizzarlo, per terminare l'immersione e farti la risalita. Con il compagno che sparisce dalla tua linea visiva, come affronti questa situazione? La regola fondamentale del sub è fermati, pensa e agisci, che è la stessa regola che io richiedo durante i miei corsi di public speaking. Fermati, pensa e agisci, lì dove la maggior parte delle persone, non si sa per quale motivo, molto spesso prima agisce, poi pensa e subito dopo si ferma. Ecco quindi l'importanza della teoria e pratica che, come sempre ripetuto, va fatto in maniera graduale e progressiva e ti permette di accedere a tutta quella serie di informazioni che
ti aiutano a gestire le eventuali situazioni di criticità che possono accadere nella tua vita personale, nella tua vita professionale o durante una disciplina sportiva. E però attenzione, e qui mi voglio collegare a un altro interessantissimo post, sempre su LinkedIn, di Enzo Passaro, acceleratore di competenze e formatore, che ultimamente sta leggendo un interessantissimo libro di Francesco, che si intitola Il meglio di noi. Il post si apre con questa considerazione: le persone poi si fidano di te e non più di loro stesse, e a quel punto tutto ciò che hai insegnato diventa inutile. Ecco, come andiamo a scegliere quelle determinate competenze che ci aiutano ad accelerare le nostre competenze in determinati settori? Oggi la rete ti permette di accedere a determinati contenuti. LinkedIn, per esempio, attraverso le segnalazioni, ti dà un termometro esatto di quali sono le competenze specifiche di quella determinata persona che sta erogando un determinato servizio. Avere quelle basi teoriche e pratiche che in maniera progressiva e graduale, nel rispetto del tempo, vanno messe in atto con perseveranza, costanza e metodo. Sono quelle stesse basi che ci permetteranno di rispettare il tempo per raggiungere i nostri obiettivi, e l'esperienza, gli errori, la capacità di essere consapevoli ci aiuteranno a perseguire nell'obiettivo nella maniera corretta. Però, come conclude Fabrizio Cozza, chiedete sempre ai vostri insegnanti di surf, metaforicamente parlando, di portarvi in acqua dopo aver fatto un poco di teoria e un poco di riscaldamento. Si impara prima e si impara davvero, ma fate sì che i percorsi scelti non creino l'effetto droga, quello che dopo una settimana torni a casa, ti ritrovi a mollo e non sai come agire. Quindi ricordate, fermati, pensa e agisci sempre. Nel parlare, nel relazionarsi, nel condividere, metteteci passione, metteteci pratica, metodo e perseveranza. Rispettate il tempo che è necessario per raggiungere determinati obiettivi. Un saluto a tutti voi, al prossimo video. Ciao!